La giornata di oggi è l'occasione per ricordare il quarantennale del Mac, del computer che ha cambiato la nostra idea di computer, in particolare di personal computer. 40 anni fa a Cupertino Steve Jobs lo presentava a un pubblico molto ristretto e ovviamente fu l'inizio di un percorso che ha fatto del Mac una delle icone della tecnologia contemporanea. Ecco, abbiamo pensato di riflettere su questo anniversario, cercando però di svilupparlo in una direzione che certamente per alcuni sarà sorprendente, ma che ci sembra interessante, non in avanti ma andando in indietro e spingendoci indietro addirittura fino a una figura come Lucrezio. Adesso vi spiegheremo meglio, ma appunto cominciamo presentando tra i nostri ospiti Davide Bennato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bennato insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi, sociologia dei media digitali e sociologia digitale all'Università di Catania. Il suo ultimo libro è La società del XXI secolo, persone, dati, tecnologie, pubblicato quest'anno da La Terza. Mentre io vorrei chiedere a Davide Bennato di darci un po' il senso dei motivi per cui il Mac ha segnato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda in particolare il nostro rapporto con la tecnologia, perché poi è un po' questo il centro che vorremmo proporre. Sì, il Mac è stato sicuramente uno spartiacque negli anni Ottanta fra il modo tradizionale di intendere l'oggetto computer e tutta la cultura informatica che gravitava all'epoca, e invece il modo moderno, contemporaneo, possiamo dire attuale, con cui il computer adesso gestisce le nostre vite, in cui siamo adesso incorporati. Questo perché sostanzialmente per una grande intuizione che ha avuto Steve Jobs, che è stato quello di rendere il computer non solo uno strumento di lavoro, ma anche un oggetto che avesse una valenza culturale e una valenza di design. E bisogna dire che questa idea, diciamo così, l'ha presa fra le varie fonti, anche tra la famosa lettera 22 di Olivetti, che all'epoca già aveva dei negozi sulla Fifth Avenue di New York, con cui faceva vedere appunto che si poteva scrivere con un certo stile, con una certa eleganza, tra i vari influenze culturali che ha avuto il Macintosh. E quindi questo è stato sicuramente un momento importante della cultura informatica, perché sicuramente si è messa in vista, è cominciata a non a diventare qualcosa di nascosto, chiuso negli uffici delle grandi multinazionali delle tecnologie, come era già l'IBM all'epoca, che veniva appunto tra l'altro presa in giro pesantemente dalla famosa pubblicità che andò durante il Super Bowl del 1984, che si chiama appunto 1984, la pubblicità per intenderci, girata da Ridley Scott, che faceva vedere appunto come c'era un nuovo concetto di computer, di informatica, che stava cominciando a prendere piede. Quindi sicuramente proprio il Macintosh ha fatto da spartiacque tra un computer inteso come strumento per una categoria professionale dedicata ai calcoli, all'analisi dei dati, alle tecnologie più legate al mondo delle multinazionali, ad un mondo invece, ad una classe professionale diversa, i creativi, persone più abituate a dover utilizzare il cervello per motivi di creatività e non necessariamente per motivi legati alla gestione dei processi, quindi meno burocratizzate. E questo sicuramente è rappresentato proprio nella scocca del design che aveva il Mac, che era piuttosto caratteristico. Non bisogna dimenticare che il Macintosh è stato uno dei primissimi computer ad avere il mouse, che all'epoca era considerata un'innovazione tecnologica assolutamente straordinaria. Quindi questo elemento del design, dell'eleganza, diventa anche una rappresentazione di un possibile nuovo rapporto tra cultura scientifico-tecnologica, che evidentemente è incarnata in un computer, e l'idea di bellezza, che è al centro della riflessione umana. Mi sembra che in realtà abbia molto a che fare con qualche cosa come la nascita del Macintosh, perché il Macintosh era semplice. Oggi Ivano Dionigi ha tenuto alla Camera dei Deputati una lezione, che è appunto quella riprodotta su Repubblica, almeno in parte, in occasione della presentazione dell'annuale rapporto Italia Decide, in cui riflette proprio anche sull'importanza delle grandi domande della filosofia, le domande di Agostino, di Eliot, di Socrate, e questa avvicinabilità, questa semplicità della cultura. Mi sembra, Davide Bennato, che questo sia poi una caratteristica della nuova idea del ruolo della tecnologia che prende corpo nel Mac. Sì, diciamo che uno dei veri meccanismi di fascinazione della tecnologia è che è la tecnologia a chiederci fortemente cosa vuol dire essere umani.
e questo vuol dire sia quando la tecnologia era semplicemente diciamo così, estensione delle capacità dell'uomo, quindi la zappa, quindi l'arco, quindi la spada, quindi l'aratro, fino alla tecnologia che invece è un'estensione delle capacità cognitive dell'uomo, come può essere il pensiero, come può essere il linguaggio, come può essere anche la riflessione e la produzione e la simulazione di produzione estetica, come negli ultimi tempi grazie all'intelligenza artificiale. La verità è che la tecnologia rispetto all'umanità ha sempre funzionato come un doppio, cioè come un artefatto che dà un enorme potere, ma nel momento in cui dà un enorme potere interroga profondamente gli esseri umani sulla legittimità di questo potere e su come vuol dire gestire questo potere. Tanto per fare un riferimento cinematografico recente, è un po' il dilemma di Oppenheimer del film di Nolan, no? Avere un grandissimo potere ovviamente può come dice appunto nella cultura pop dell'uomo ragno, portare a enormi responsabilità. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e questo ce lo dice sistematicamente la tecnologia, soprattutto queste tecnologie che sono legate al pensiero, soprattutto le tecnologie che sono legate alla cognizione, perché non è solamente un modo di, diciamo così, esteriorizzare o esternalizzare le capacità umane, ma anche un modo per cominciare a interrogarsi su cosa vuol dire essere umani. Quando vediamo che c'è una macchina che è in grado di produrre frasi dotate di senso, quando vediamo che una macchina è in grado di produrre delle immagini che hanno dei significati, vuol dire, la domanda comincia a diventare: dov'è che si è superato il crinale tra essere umano e macchina? Quindi la vera riflessione contemporanea è che il Mac ha cominciato a sollevare è che tipo di umanità diventiamo nel momento in cui facciamo entrare le tecnologie nelle nostre attività professionali e nelle nostre attività relazionali. Io questo giorno, per esempio, studio spesso le interazioni sociali che avvengono online, e una cosa che io noto, e come me tanti altri colleghi fanno le stesse ricerche, che sicuramente c'è una continuità antropologica degli esseri umani quando si trovano all'interno degli spazi digitali, ma poi c'è una capacità, c'è una potenza, c'è una capacità di fare delle cose nuove, diverse, praticamente avveniristiche, impensabili qualche tempo fa, che sono permesse proprio dalle tecnologie, cosa per esempio che ci ha insegnato il periodo di isolamento sociale che abbiamo avuto durante il periodo della pandemia. Quindi in realtà secondo me la vera sfida contemporanea è chiedersi quale porzione di umanità stiamo cominciando a negoziare nel momento in cui diventiamo integrati con queste tecnologie. La metafora che più, diciamo così, che più affascina nella fantascienza contemporanea è quella del cyborg, no? In parte umano e in parte tecnologico. Ma secondo me quella del cyborg potrebbe essere tranquillamente un archetipo, cioè un modo per riflettere su quanto umano noi siamo, nonostante tutte le tecnologie che produciamo nel mondo che ci ospita. Ma in questo senso il Mac è stato un passo verso l'umanizzazione, immagino, il fatto che sia una macchina che fin dall'inizio si presentava con un rapporto quasi confidenziale con l'utente, il fatto stesso che il modo in cui veniva presentata e venduta da Steve Jobs fosse molto meno aggressivo di quanto si faceva prima con altri prodotti della tecnologia che erano quasi protesi di un potere, la macchina sportiva, il joystick, il telecomando e via dicendo. Questo invece era una macchina che si avvicinava all'umano, Bennato? Sì, diciamo che la vera dimensione di iconicità del Mac sta proprio in questa sua proprio nella sua interfaccia, cioè nel senso che per la prima volta il Mac utilizzava l'interfaccia utilizzando la metafora della scrivania, cioè il computer che utilizzava una metafora per avvicinarsi alla capacità di interazione e di dialogo con gli esseri umani, perché bisogna ricordare che prima del Mac i computer fondamentalmente avevano bisogno di essere, diciamo così, bisognava impartire degli ordini per farli funzionare, e quindi avevano una logica molto più macchinica, molto più artificiale, dove proprio la dimensione di artificialità si sentiva in tutta la sua potenza. Invece il Mac è stato il primo a utilizzare appunto la metafora della scrivania, e da cui appunto l'utilizzo per la prima volta di larga scala del mouse, quindi anche una specie di continuità comunicativa fra l'uomo e la macchina, e anche perché le interfacce da questo punto di vista sono degli spazi, delle superfici di significazione, cioè sono nel momento in cui si entra in contatto, le macchine entrano in contatto con l'uomo e l'uomo e l'umanità entra in contatto con la macchina. Quindi questa dimensione di umanizzazione, quindi di estetizzazione dell'oggetto computer, ma anche di utilizzo di una metafora per facilitare l'utilizzo, sono tutti all'interno di questo progetto di avvicinare due universi assolutamente
sideralmente distanti, come la dimensione antropologica, la dimensione, diciamo così, tecnica, cercando di trovare un punto di incontro che ne valorizzi entrambi gli aspetti. Ivano Dionigi, allora proviamo.